Grazie e buongiorno a tutti. Allora, beh, visto che un po' oggi ripetiamo qualche concetto già espresso da chi ci ha preceduto, cioè, però volevo condividere con voi una cosa, diciamo, particolare, nel senso che quando io ho raccontato un po' che oggi avrei parlato davanti a qualche centinaio di studenti, ho ricevuto una serie di sollecitazioni, nonché indicazioni, parla consigli su come avrei dovuto fare questo discorso. Nell'ordine più o meno mi è stato detto, uso parole semplici, nel senso che forse l'avevo per scontato che non avreste capito. Due, fai un discorso breve, della durata massima di un video su YouTube, perché altrimenti non reggono l'attenzione, e fai un discorso frizzante, perché bisogna cercare di dare leggerezza a tematiche complesse. Io ci ho provato a concentrarmi per qualche giorno nel tentativo di creare questo discorso perfetto e francamente alla fine ho deciso di non tenere conto di queste indicazioni, nel senso che sarebbe stato estremamente complesso, nel senso che secondo me si davano per scontate molte cose che non sono scontate quando ci si trova davanti a degli studenti giovani, e anche perché se avessi dovuto fare tutte e tre queste esigenze avrei capito poco qual era il mio ruolo qui e anche qual è il vostro, nel senso che se oggi voi siete qui è perché nutrite un interesse nei confronti di questo tema. Quindi io farò un discorso che non sarà proprio brevissimo, non sarà neanche lunghissimo, non sarà proprio leggerissimo, però spero che vi lasci qualcosa. Allora, io voglio partire da una notizia che credo tutti noi abbiamo letto, che risale qualche giorno fa, ed è della morte della bambina Amal Hussain, di 7 anni, morta di fame in un campo profughi in cui viveva con la famiglia. E oggi, mentre noi siamo qui, ci siamo riuniti e mentre vi parlo di questo, ci sono altri 2 milioni di bambini solo nello Yemen che rischiano di morire di fame. Allora, voi mi chiederete, ma perché oggi io vi parlo di questo? In una circostanza in cui in realtà devo parlare di democrazia, dell'importanza del voto e di quanto sia necessario anche delegare con consapevolezza. Perché io penso che in un'epoca come la nostra, un'epoca che è di disincanto, direi anche facendo un po' di autocritica di volgarità istituzionale, e anche di crescente perdita dei valori universali, è anche giusto capire che l'abitudine alla democrazia e la scontatezza di quello che siamo abituati ad avere può sparire. Amal Hussain non è morta di guerra, perché è troppo facile colpare le bombe, è morta a causa e nella indifferenza di un mondo che lei non ha scelto. E se vogliamo capire quanto sia indispensabile la libertà di decidere attraverso il voto, non si può prescindere dal capire quanto sia inaccettabile la mancanza di questa libertà. A 70 anni dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ancora oggi non possiamo dare per scontato il fatto, per esempio, di poterci unire per protestare o per criticare i nostri governi, che è la libertà di manifestare. Non possiamo dare per scontato che avremo a disposizione un sistema previdenziale quando saremo vecchi, che è la libertà di invecchiare avendo diritto alla pensione. Non possiamo dare per scontato che i nostri figli e i vostri figli, quando li avrete, potranno crescere in un'area, in una città con un'aria respirabile, e nemmeno che ci saranno lavori che vi permetteranno di comprare una casa, tradotto il diritto al lavoro e il diritto alla casa. O che ci siano ospedali che vi curino, e questo è il diritto alla salute. Nulla di tutto ciò è scontato, nulla di tutto ciò è frutto del caso. Allora, che cos'è scontato? Perlomeno cosa dovrebbe esserlo? Tutto oppure niente? Per esempio, per una bambina di 7 anni è scontato poter mangiare? E se è così, allora perché è morta di fame? Tutto quello che voi oggi possedete o immaginate di possedere, ogni vostro sogno, qualsiasi cosa farete, non è altro che il frutto di una piena libertà di scelta che consente di diventare uomini e donne alle dipendenze esclusivamente dei propri principi morali. Questa si chiama democrazia. E per ottenerla occorre essere liberi, e per essere liberi occorre essere consapevoli. Ma per essere consapevoli occorre non dare nulla per scontato. Scegliere, in
questo caso votare, quindi essere liberi, deve essere però il coronamento di una cittadinanza consapevole, che deve sentire le leggi come un'intima creazione di se stessa. Non è sufficiente votare perché qualcuno vi dice di farlo, magari suggerendovi anche chi o cosa votare. Così come non è sufficiente pensare che la libertà sia fare quel che piace fino a quando non si vede la sfera altrui. Serve in realtà una libertà più nobile che permette da un lato sì di vigilare sul potere, ma soprattutto di esprimere un contributo alla causa di tutti. Bisogna sentirsi parte di un gruppo, di una comunità. Ecco appunto, la comunità europea. Qualcuno dice che sia un'utopia in fase dissolvente, dove gli umori egoistici di questo o di quel governo di turno porteranno inevitabilmente al fallimento. Detto in altre parole, che la comunità europea è destinata a non realizzarsi mai pienamente per colpa degli egoismi dei singoli stati. Già nelle parole, perché guardate le parole bisogna ascoltarle bene, quasi assaporarle, e capire anche dove si vuole arrivare quando si usano dei termini, comunità e singolo sono due termini l'uno opposto dell'altro. Un termine comunità include la possibilità di aggregare, guarda al futuro, l'altro invece esclude la possibilità di aprirsi e guarda assolutamente al passato. E la libertà, quando si chiude in un recinto, diventa una mezza libertà, anche se questo recinto fosse tanto quanto una nazione, sarebbe pur sempre un confine. Chi vuole fortemente cercare di arginare, di contenere il fiume della democrazia, riducendolo ad un rigagnolo di finte libertà, oggi punta tutto sulla indifferenza e sulla disillusione di tutti noi, che oggi siamo chiamati invece a manifestare una scelta. La mia generazione in questo ha fallito, dando per certo che non ci sarebbe più stato un giorno al passato, che mai più la guerra, mai più la fame era un fatto in dubbio perché stavamo facendo l'Europa unita, il mondo stava cambiando perché aveva capito dei propri errori, sarebbe stato tutto scontato, invece la storia ci ha dimostrato il contrario. Così nessuno ha avvertito ognuno di quei cittadini che rinunciava consapevolmente perché disilluso al proprio diritto di libertà e quindi ad esprimere il proprio voto, che stava perdendo il suo futuro nel modo più stupido che si possa immaginare, cioè non votando, anzi peggio, delegando il proprio voto e la propria scelta al giudizio di quei pochi che votando lo avrebbero utilizzato come meglio pareva, però decidendo anche per loro. Perché guardate, paradossalmente non andare a votare non significa non votare. Al contrario, non scegliendo, voi sostenete implicitamente la scelta di chi va a votare, sebbene questi magari vadano a votare con obiettivi e scopi differenti dai vostri. Ecco, oggi per me voi siete la diga, siete il non scontato. Non era scontato che vi sareste annoiati, non era scontato che non avreste capito quello che avrei detto, così come non è scontato che non avrete a votare. Anzi, il vostro voto, secondo me, per l'Europa, che aspira a diventare una comunità e ancora non lo è diventata pienamente, ma che può diventare anche una guida per ogni singolo Stato, acquisisce un valore talmente prezioso da diventare, come disse l'intellettuale, come Carlo Antonio, un'impronta religiosa. Il vostro dovere di libertà contribuirà a garantire un'espansione sociale che magari tra qualche anno obbligherà quel resto del mondo rimasto in silenzio a non rimanerlo più quando una bambina muore di fame a 7 anni. Il vostro voto e dei tanti ragazzi come voi finalmente darà una frustata alle convenzioni, all'immoralità e anche alle scontatezze di chi crede che un comune, una città, una nazione, fosse anche un continente, finisca alla porta di casa propria. Voi siete il punto di svolta tra il farò e il faremo tutti insieme. Amal doveva avere la vostra stessa opportunità e non le è stato permesso. Quindi questa opportunità non buttatela mai via, perché voi non siete scontati, perché le vostre scelte non sono scontate, perché voi siete il mio personale non scontato. Buon voto e grazie.